Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella soffitta di Pippo. Prima che mi scriviate sotto i commenti, dipintendo vergogna, hai scritto un titolo clickbait. Allora, volevo rassicurare tutti quelli che mi stanno guardando, è un titolo clickbait. Però, che non si dice, qualcosa di vero c'è. E tra poco saprete anche che cosa. Allora, era da un po' che non facevo dei video acquisti perché io e mia moglie siamo stati un po' impegnati, non siamo andati molto in giro per mercatini. Quindi quelli che vi farò vedere sono dei fumetti presi a ottobre, settembre, insomma dall'ultimo video che avete visto. Non ho incluso le uscite da edicola e soprattutto non ho incluso Popeye perché sto facendo video a parte. Allora, ho scoperto un posto magico all'Ipercop. Ho scoperto che all'Ipercop, nel reparto libreria, hanno infilato delle rese. Cioè, io presumo che siano delle rese, cioè delle buste raccolte. Vi faccio vedere qualcosa che abbiamo preso. Ne prendiamo una alla volta quando andiamo. Allora, costano 2,50 euro e sono delle buste con due volumi. Poi ci sono anche dei Dylan Dog, ho visto anche originali, Pre-100, Nathan Never, Tex, Come se piovesse, sono un sacco di cose. E parlandone nei gruppi, nei vari gruppi, mi hanno confermato che non solo all'Ipercop, ma anche altri supermercati hanno fatto questa cosa. Presumo che siano rese e non usati, anche se qualche numero ho visto che è messo maluccio. Comunque, faccio vedere che cosa abbiamo preso e poi c'è una piccola sorpresa. Non mi soffermerò molto sui numeri. Allora, vi faccio vedere. Cioè, praticamente si trova di tutto. C'è Tex, Zagor, ma soprattutto anche pubblicazioni non Bonelli, anche particolari. Allora, vi faccio vedere qualcosa che ho recuperato. Questi qua costavano 2,50 euro a due numeri, quindi 1,25 euro al numero, meno di quanto li paghiamo al mercatino. Cico, ne ho trovati tre. Cico Cavernicolo, testo di burattino e disegni di gamba. American Cico, Guido Nolitta disegnato da Ferri. E Cico Conquistador, sempre burattini gamba. E di questi ho letto solo American Cico e Cico Conquistador, ho cominciato con Cico Cavernicolo. Allora passiamo alle cose un po' più particolari. Mondo Naif. C'era un numero di Mondo Naif, esattamente il numero 1 addirittura, 1 di 3. Questa è la versione Bonelli di Mondo Naif, che non so se ve lo ricordate, degli anni 90. Era una rivista che ha lanciato molti talenti, tra cui anche Davide Toffolo. È un fumetto di cui volevo parlarvi. Questa sarà l'occasione, magari, per fare un video un giorno. E tra le varie promesse da marinaio che ho fatto, ho promesso anche un video su Gordon Link. E questa potrebbe essere anche l'occasione per fare un video su Gordon Link, perché addirittura in mezzo a queste rese si trovano i Gordon Link. Cioè, ragazzi, fateci un salto perché davvero ci sono delle cose pazzesche. Zagor, non mi soffermo sugli autori. Tex, nemmeno qui mi soffermerò sugli autori, vi parlerò solo di una cosa in particolare. Anche Detective Dante, questa era una pubblicazione parallela a John Doe, usciva nello stesso periodo dagli stessi autori, Bartoli e Recchioni. È molto molto carina. Anche su Detective Dante potrei farci una recensione un giorno, spero, anzi. Zona X, ops, sto cadendo. Addirittura Ken Parker, questo numero messo maluccio, un po' rovinato, non dovrebbe essere usato. Stiamo arrivando al pezzo forte. Mister No della If. Ah, e anche i Cico erano delle ristampe, sono delle ristampe della IF. Mister No, ristampato dalla IF Edizioni, e sempre della IF Edizioni anche Lazarus Dead.
La Zero Sled, lo sapete, questo mese uscirà anche l'ultimo numero scritto da Ortolani. Staremo a vedere. Io sono davvero, davvero emozionato per questo numero che deve uscire di Lazarus Land. Infatti, non vedo l'ora di prenderlo. Farò una bella recensione. Bella, vabbè, farò una recensione. Ed ecco il pezzo forte. Ta-da! Allora, se vi ricordate, abbiamo già parlato. Sì, non posso farlo vedere troppo. Abbiamo già parlato dei fumetti dello squalo, e cioè quelli dell'ID periodici, in un altro video. Erano dei fumetti praticamente porno, tra virgolette. In realtà, quelli dell'ID periodici non erano mai, non erano proprio porno, erano più erotici. Quelli proprio porno erano quelli con lo squaletto. Non so se non so se ve li ricordate, però erano molto popolari negli anni 80-90. L'ID periodici, che poi divenne Renzo Barbieri, non starò a raccontarvi la storia perché ne abbiamo già parlato in un altro video con mia moglie, quindi andatelo a vedere. Pubblicava anche Zora la Vampira. A Ipercop, in una di queste buste c'era il mostro. Fantastico. Ho chiesto in un gruppo di fumetti vintage, erotici vintage, horror, e di cui faccio parte su Facebook, qualche notizia su quest'albo. Allora, mi hanno detto che la prima storia molto probabilmente è disegnata da Mario Cobbino. Dico molto probabilmente perché sapete che purtroppo non scrivevano mai i nomi dei disegnatori, purtroppo. È una grave mancanza questa. Non si usava, oppure magari il disegnatore non voleva apparire su queste pubblicazioni che erano un po' ostracizzate non so se vi ricordate il video che abbiamo fatto. E purtroppo non c'era la cultura che c'è adesso sul fumetto. Allora, la prima storia, dicevo, Mario Cubino. Cerco una vignetta, diciamo, più. Ecco, forse questa. Questa non c'è niente. Eccolo qui, bellissimo. E la seconda storia, mi hanno detto che è disegnata da Romanini. Ecco qui, in effetti sì, posso confermare che è Romanini. E la copertina addirittura, e qui riflettendoci un po' potrebbe essere davvero lui, ve la avvicino così ve la faccio vedere meglio, potrebbe essere davvero Sergio Toppi addirittura. Quindi i grandi pubblicazioni. Io non so come sia finito all'Ipercop un fumetto dell'ID periodici, resterà sempre un mistero, però sono contento di averlo trovato. E ormai quello è diventato il mio posto segreto. Ogni volta che devo fare la spesa c'è sempre una sorpresa, e prendiamo sempre un numero. Quindi il video finisce qui. E spero di riuscire a tornare attivamente sul canale con nuove recensioni. Nel frattempo ho un bel po' da leggere, quindi io vi saluto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!